Siamo molto felici di partecipare a questa ottava edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico. È un'edizione importante perché quest'anno siamo felici di celebrarla in presenza. È un'importantissima manifestazione che ha il sostegno del Ministero dell'Istruzione, e che coinvolge contemporaneamente, e questa è anche la bellezza di questa manifestazione, coinvolge contemporaneamente più di 300 scuole, più di 300 licei classici in tutta Italia. Quest'anno noi siamo felici di iniziare con una cerimonia di inaugurazione, cui sarà presente Pamela Villoresi, che è un'amica di vecchia data del nostro liceo, e anche sarà presente Daniela Toria, magistrato, donna straordinaria che è impegnata sul fronte dell'educazione alla legalità e che è sempre generosa appunto con i nostri studenti. Poi proseguiremo con le attività culturali organizzate dai nostri studenti. Per noi che cos'è la Notte Nazionale? Per me è la prima edizione in cui dall'interno vivo questa esperienza, quindi ho chiesto in questi giorni cos'è la Notte Nazionale. Già la Notte Nazionale è splendida per i preparativi, per i lunghi, laboriosi, gioiosi preparativi che in questi giorni si stanno svolgendo nella nostra scuola, ma è sicuramente una testimonianza in cui tutta la nostra comunità scolastica vuole testimoniare sicuramente la passione che anima docenti e studenti nella nostra scuola e anche, soprattutto, l'attualità, la vitalità, l'importanza e la valenza formativa del nostro indirizzo di studi che riteniamo importantissimo per consentire ai nostri studenti di sviluppare in maniera armonica la loro personalità e di sviluppare competenze straordinarie. La notte bianca, o ufficialmente come si chiama, Notte Nazionale del Liceo Classico, nasce 8 anni fa da un'idea del professore Rocco Sghembra di AC Reale ed è ormai una bellissima consuetudine, un evento molto coinvolgente. Quest'anno, come ha già detto la Presi, è ancora più emozionante. Perché dopo l'ultima notte bianca del 2020, noi l'anno scorso non abbiamo partecipato, in tutta Italia non è stata svolta se non online e noi abbiamo scelto di non partecipare e quindi quest'anno ritorniamo di nuovo a vivere questo momento. Cosa significa notte bianca per noi docenti e per gli alunni? È il momento in cui, dopo aver studiato durante diversi percorsi didattici, autori, poesie, testi, gli alunni rielaborano, grazie alla loro creatività, alle loro riflessioni, alla loro, giovane età, testi, poesie da mettere in scena o recitare. Quindi è un evento che intanto vede proprio una vera e propria fucina delle idee di tutti i ragazzi, di tutte le età, dal primo anno all'ultimo anno, che contribuiscono, ciascuno con le proprie capacità, a creare questo evento. È un momento in cui poi si hanno ospiti importanti, la Presi ha già parlato di Pamela Villoresi, della dottoressa Daniela Troia, e momenti in cui ci sono presentazioni anche di libri. Anche noi avremo la professoressa Lo Bianco, Lucia Lo Bianco, che oltre ad essere un'insegnante di inglese è una poetessa, il professore Roberto Crinò, che oltre ad essere insegnante di italiano, anche lui scrive poesie. Abbiamo avuto negli anni altri autori importanti che sono stati presenti alle nostre notti, e tante attività. Questo per dimostrare, questa è l'idea che unisce i 330 licei in tutta Italia, che il liceo classico è vivo, è vitalità, è proprio la voglia di rendere concreto, attuale quanto si studia, che è a un occhio un po' distratto o a chi banalmente dice che queste lingue non hanno una ricaduta nella realtà, invece i nostri alunni sanno rendere attuale.
E un'altra cosa bella è che la nostra notte nazionale vede ritornare nella nostra scuola tanti ex alunni, oggi importanti professionisti, magistrati, medici, avvocati, che tornano con tanta emozione in questi locali dove hanno studiato per vedere i giovani allievi mettere in scena le loro produzioni. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti al Liceo Classico Vittorio Emanuele II. Questo pomeriggio abbiamo il grandissimo onore di avere qui presente Pamela Villoresi. Per lei è la prima volta che partecipa al Liceo Classico Vittorio Emanuele II durante la notte nazionale del liceo? No, assolutamente no, anzi ho partecipato all'ultima, ho visto anche degli spettacoli, poi abbiamo ricevuto gli studenti davanti al teatro in questo corteo che ha sfilato per via Roma. E poi diciamo che è un affetto reciproco, è una collaborazione, perché molti degli studenti vengono a teatro da noi abbiamo ricevuto gli iscritti durante il lockdown di tanti liceali chiusi, ahimè, nelle loro camere, e abbiamo utilizzato gli iscritti per fare anche degli spettacoli. Dico una banalità, si raccoglie solo dai campi che si arano. Siccome ci sono risposte difficili da dare, a parte la situazione economica, c'è una guerra, c'è un post pandemia, ci sono problemi ecologici, io credo che sia importante dare risposte adeguate. Però bisogna allenare il nostro spirito, la nostra mente, e questo lo si fa solo attraverso la cultura. Sicuramente il teatro forse è l'espressione culturale anche più immediata, e che ci propone dei temi eterni, perché sono eterni, pensiamo al problema dell'adolescenza con Antigone, eccetera, eccetera, quindi problemi eterni che non ci daranno delle risposte, perché il teatro deve fare il grillo parlante, non dà risposte, però ci aiuta ad elaborare delle domande sempre più interessanti. Grazie mille per la sua intervista, gli auguro una buona notte nazionale al Liceo Classico. Grazie a voi dell'invito. Ed eccoci adesso in compagnia di Nicolò Guerriero, rappresentante del Liceo Classico Vittorio Emanuele II. Nicolò Guerriero, cosa ci vuoi dire riguardo questa notte nazionale del Liceo Classico? Per te è l'ultima notte nazionale. Cosa sono i tuoi sentimenti riguardo questa notte? Sicuramente, essendo l'ultima, sarà estremamente emozionante, e quest'anno sarà anche diverso perché appunto avrò anche l'occhio critico del rappresentante istituto, quindi è sempre un orgoglio vedere che i ragazzi della nostra scuola si impegnano per delle attività che sono anche diverse rispetto alle lezioni canoniche. Grazie mille Nicolo. Allora, speriamo di vederti questa sera. Cosa rappresenti tu questa sera? Sì, nel frattempo appunto con la mia classe, la quinta B, stiamo realizzando uno spettacolo che si chiama Non è la fine, storia di un Polifemo, e io appunto interpreterò il famoso ciclope dell'Odissea. E allora in bocca al lupo a te e alla tua classe, e buona notte nazionale. Ecco, abbiamo qui Miriam Ciolino, un'ex alunna. Miriam, come ti senti ad essere qui stasera alla Notte Nazionale del Liceo Classico del 2022? Allora, sono molto emozionata perché comunque è bello vedere come le classi continuano questa tradizione e come comunque si è aperto al pubblico e far vedere appunto quanto importante sia in realtà la classicità per noi e per tutta l'Italia. Quindi è per me molto, molto bello, molto importante, penso che debbano venire tutti, soprattutto giovani.
Rosa Caterina Ferro qui al Liceo Vittorio Emanuele II di Palermo in occasione della notte dei licei. Il Covid forse è alle porte, i ragazzi riprendono iniziative in presenza. Quanto è importante questa serata qui al Liceo Vittorio Emanuele II? Importantissima, perché noi, per noi la notte nazionale fin dal primo anno, il 2015, è stato un momento molto sentito di aggregazione, di partecipazione, di restituzione di quello che ogni giorno facciamo insieme ai nostri alunni, alle nostre alunne. Per cui siamo, sì, siamo emozionati, emozionate e felici di riprendere anche questo tipo di attività in cui i ragazzi danno veramente spesso il meglio di sé. Noi riusciamo a scoprire degli aspetti del loro carattere, delle loro competenze che magari nella vita normale, in classe, a volte vengono in qualche misura, diciamo, nascoste da altre incombenze. Ecco, questo è invece un'occasione per fare venire fuori il meglio dei nostri alunni e nostre alunne, ma anche di noi insegnanti. Grazie. Eros e Afrodite nacquero lo stesso giorno. Quando Afrodite era piccola, fu organizzata una festa in suo onore. E tra gli dei che si riunirono per quella festa c'erano Poros, l'ingegno, il figlio della dea Metis, la sapienza, e Penia, la povertà. Poros, che aveva bevuto molto nettare, si recò in giardino e si sdraiò per terra. Penia, zitta, 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 lo raggiunse. Passarono la notte insieme e lei restò incinta di Eros. Ecco svelato il mistero. Eros è figlio della povertà. Quindi ha sia le qualità di suo padre. Nessuno e nulla può mai distoglierlo da ciò che vuole, ma anche quelle di sua madre, perché il bisogno lo segue sempre. Com'è questa vostra prima notte bianca? Particolare. È la prima volta, ma speriamo andrà bene. Anche molto emozionante, perché vedremo, diciamo, per la prima volta tutte le classi della nostra scuola realizzare qualcosa che, per cui hanno lavorato abbastanza. In bocca al lupo, ragazze!